artigiani che usiamo le tecniche come quelle del 600-700 italiano, cioè partiamo di queste forme sulle quali pieghiamo a caldo pezzi di acero di un millimetro di spessore. Noi lasciamo stagionare il legno in un posto molto riparato per usarlo dopo 20 anni, 30 anni. Qui uno stradivari del 1715 che è il Berthier, dunque, che ha queste belle, bellissime onde che sono il risultato della compressione del tronco alla base e che si prolunga così con delle pieghe interne che sotto la vernice diventano che danno questo bel effetto di velluto. Il violino è una scultura, dunque la bombatura che vedete sui violini non è prodotta da una pressione o da una compressione o da una modellatura, ma è proprio scolpito nella massa come vedete qua. E con questo si modella proprio esattamente la forma che vogliamo dare. È finita la bombatura lisciata, noi giriamo e scaviamo come un piatto e lì cominciamo a accordare le note che vogliamo dare alle tavole. A misura che scendiamo nello spessore, che diventa più fine, la nota si abbassa. Ma io sono nato in Svizzera, di un padre svizzero e di una mamma siciliana. E musicista lei. Quando ho deciso di fare liutaio non erano d'accordo, dunque sono fuggito appena fatto la maturità, tra 17 e 18 anni sono andato a Cremona e poi ho fatto un po' il giro del mondo, ho lavorato a Ginevra, a Parigi, a Londra, poi a New York e poi mi hanno portato a Roma nel 93 perché non c'era più il liutaio a Roma. Con un mio amico radiologo qua e gli porto regolarmente degli strumenti antichi e lui è contentissimo perché non si muovono, non piangono, no? Cioè stanno lì, non si lamentano. Sì, hanno tutto dell'antropomorfia, no? C'è la pancia, gli occhi, la testa, ci abbiamo tutto là, no? E noi lo mettiamo nella TAC e così con questa colla che è a base di osso esce fuori, tu quando fai una radiografia esce fuori bianco l'osso, no? Il resto è tutto nero. È la stessa cosa per uno strumento, per vedere che riparazioni ci sono già state, se ci sono delle crepe incollate, escono bianche, proprio bianche bianche, e in più il tarlo, che è il danno peggiore che possiamo avere. Si vede? Si vede tutto, perché di solito vediamo il buco d'entrata e il buco di uscita qua, ma non vediamo tutti i canali che ha fatto, invece con la TAC-TAC abbiamo tutte le gallerie. I danni di cui parlavo prima, che possono succedere quando si sgrossa, appaiono dei canali, dei tarli che non si vedevano da fuori, e purtroppo questo era un legno bellissimo, questo è un legno bellissimo del 1930 che mi aveva dato il mio maestro, e quello è da buttare. E il modo migliore per far fuggire i tarli, non nella costruzione, perché lì chiaro non si può fare nulla, ma nel mantenimento di uno strumento bisogna sempre suonarlo, perché uno strumento suonato è un terremoto per un tarlo che vorrebbe entrare. Dunque la nostra vernice la facciamo secondo ricette di quell'epoca lì, del 600, che sono sempre gli stessi, sono la gomma lacca, la sandracca, il mastice, le resine di alberi che sono solide e poi quelle liquide che sono la trementina di Venezia, le elemi e anche la propolis che entra nel nostro, che è questo prodotto fatto dalle api, che permette sia di proteggere e di fare l'incollatura prima della vernice, sia che entra nel colore per dare profondità alla vernice nostra. Ti piace stare a Roma? Certo, mi piace soprattutto per la luce,
perché la luce è molto importante per noi.